Giovedì 8 dicembre, nel Teatro Comunale di Porto San Giorgio, è andato in scena l'evento I nostri 100 anni per festeggiare il centesimo compleanno dell'atletica sangiorgese Renato Rocchetti. L'associazione dispone di una raccolta di foto e filmati che ripercorrono visivamente i 100 anni dalla fondazione. Dal 10 al 26 dicembre sarà possibile visitare nella Sala Imperatori in via Oberdan a Porto San Giorgio la mostra fotografica dal titolo I nostri 100 anni. Grazie ai suoi padri Rocchetti, che l'ha fatta nascere, e Pasquale Del Moro crescere, l'associazione è diventata un patrimonio della città, acquisendo meriti per la funzione sociale svolta, oltre che quella dello sport, con una scuola di prestigio che sforna atleti di assoluto valore. Un anno che ci stiamo preparando, perché ovviamente ognuno ha i suoi impegni, il suo lavoro, eccetera. E la partecipazione, la festa al teatro comunale è stata bellissima, è stata partecipatissima sia dalle istituzioni, diciamo, cittadine che sono state con noi dall'inizio alla fine, cosa non banale, perché in genere sindaco, amministrazione fanno un salutino e poi vanno, invece sono stati lì tutto durante la festa, e è stata partecipata anche dalle istituzioni sportive, presidente, ex presidente della regione Marche di Atletica e nazionale, e poi le scuole, sia le scuole medie, diciamo, e anche il liceo artistico, che è l'unica scuola superiore che sta a Porto San Giorgio, che ha collaborato con noi anche per la realizzazione del logo del centenario, che è stato diciamo disegnato da una ragazza. E la festa è andata benissimo, la partecipazione c'è stata molto elevata anche da parte della cittadina, dei cittadini. La ricerca è partita dalla festa dell'anno scorso, quando Roberta si è chiesto se per il centenario facevamo qualcosa. È partita la ricerca e il primo periodo è stato molto difficile, perché non tutti erano disponibili per cioè dare la possibilità, cioè, di vedere le foto. Poi successivamente, quando che ha visto questa possibilità di fare questa mostra, cioè moltissimi ex atleti hanno mandato le proprie foto, cioè, di allora. Quindi anche oggi, con la mostra aperta, riceviamo ancora delle foto dei ex atleti che ci tengono a mostrare la partecipazione all'attività di Porto San Giorgio. Quante foto ha trovato? Guarda, diciamo che ho raccolto circa 1200 foto, e a tuttora ne arrivano anche altre. Vediamo alcune foto in bianco e nero, gli anni 20. Le prime in bianco e nero, diciamo, siamo avvalsi del libro fatto dal professor Loira, Franco Loira. E altre stanno arrivando da ex atleti. Circa 40 foto del periodo 2020-2040. Per arrivare al periodo dal 40 al 60, poca roba, non abbiamo avuto molto. Invece nel periodo dal 60 al 2000 abbastanza, quindi abbiamo un notevole quantità di foto. La strada di San Giuseppe in particolare la vediamo per l'interesse per i giovani. Poi se i giovani riescono ad arrivare a un certo tenore, quindi partecipare alle gare nazionali, cioè ben venga, ma lo spirito è quello, di dare attività dei ragazzini, cioè ragazzi e giovani. Ma questo è nello spirito della società. Beh, sicuramente è un lavoro dovuto. Una società, come avete fatto vedere anche voi nella bellissima trasmissione che avete fatto a noi di tutte le 3 ore di premiazioni, e è bastato vedere l'espressione di Gimbo Tamberi quando diceva 100 anni di attività, non è da tutti festeggiare una cosa del genere. Quindi 100 anni ininterrotti in cui la società si è sempre affiliata e ha sempre gareggiato. Ed è un lavoro, sì, è stato abbastanza duro, faticoso, però dovuto soprattutto al ricordo di Renato e Pasquale, che sono le due anime di questa società.
e continuiamo adesso storicamente ad andare avanti sperando, come qualcuno ci ha augurato, di avere ancora altri 100 anni di successi. Nasce da un diciottenne Renato Rocchetti, che non aveva pista, campo, niente. La storia mi dice, se adesso non mi sbaglio, si facevano le gare anche a Piazza Ventana, vicinissimo proprio qui a questa sede. Renato, come ha visto questa piazza circolare, è venuto in mente di fare l'atletica leggera e poi ci si è trasferiti al campo sportivo vecchio, ma non con una pista, semplicemente delineando a terra dei settori con farina, gesso, bianco e via dicendo. Si partiva senza blocchi, si partiva con le fossette lì sul terreno. Io personalmente, che sono un tecnico di salto in alto, ero innamoratissimo di un saltatore che già saltava un 80, ma non c'aveva il tappetone. Saltava a ventrale e cadeva a terra sulla sabbia mossa. Quindi storie incredibili che ci hanno poi portato adesso ad avere, fortunatamente, ma come hanno detto prima sia il presidente che il vicepresidente, la cosa più importante per noi a livello giovanile. Poi se arriva gente che va all'Olimpiadi, gente... Ricordiamo, ragazzi, certo. sono stati queste, anche delle stelle. Sì, diciamo la stella del passato, Luca Verdecchia, che ha fatto mondiali, Olimpiadi, Universiadi, ha vinto diverse medaglie di bronzo, oro a queste manifestazioni, rappresenta già la storia. Il presente è dato da Giorgio Olivieri, atleta ora in forza ai Carabinieri Bologna, che ha fatto man bassa di titoli italiani, dalla categoria cadetti fino alla categoria assoluta, ha vinto tutto, fino a vincere anche quest'anno il titolo, il lancio del martello, sì, sul lancio del martello, a vincere il titolo italiano assoluto. E quindi per noi adesso è un punto di riferimento importante, perché speriamo che il palmarès, come l'ha avuto Luca Verdecchia, di tanti mondiali, tanti europei, possa essere seguito da Giorgio Olivieri, che ha tutte le caratteristiche per fare bene. Sai che diceva Renato Rocchetti? Perché non vedeva mai nascere la pista, diceva: è facile fare atletica con la pista, è difficile farlo senza. Però questo fatto di non avere la pista ci ha dato più tenacia, più caparbietà. Vedere i ragazzi correre sull'asfalto, così come è stata per 40 anni, 50 anni, su stuoie improvvisate, non era bello neanche per noi tecnici. Ed ora avere questa pista, che per altri è normale, per noi è un regalo grandissimo che potevamo avere nel centenario, perché vedere adesso i ragazzi correre su quella meravigliosa pista blu ci riempie di gioia e di soddisfazioni. Oltre all'agonistica, i giochi della gioventù, che hanno significato? L'Atletica San Giorgese ha partecipato in comune accordo con la scuola a tutti i vari campionati studenteschi. E dalla morte di Renato Rocchetti, dal 1993, si è sempre collaborato con la scuola per il progetto Renato. E questa è veramente la cultura, era di Renato e anche di Pasquale, dare la possibilità a tutti di provare l'atletica leggera. E quindi col progetto Renato si faceva la prova della velocità, la prova dei salti, dei lanci, del fondo e della marcia, e col passare degli anni ci abbiamo abbinato anche sempre un concorso di disegno, con l'aiuto anche degli insegnanti di arte, un concorso di disegno abbinato all'atletica. E come dicevo prima, i campionati studenteschi ci hanno portato poi anche a due titoli, uno di squadra, la scuola Media Nardi, con la professoressa Teresa Foglini ed Elvira Fughetta, vinsero i campionati studenteschi di atletica leggera. E garantisco che non è facile vincere un campionato italiano di atletica leggera, perché è la disciplina più praticata in tutte le regioni d'Italia. E con Fabio Santarelli, poi a Roma nel 2013, abbiamo vinto il titolo individuale. Quindi, oltre ad aver abbracciato tantissima gente
in questo progetto Renato, in queste giornate, abbiamo avuto anche questi due risultati storici che riempiono ancora di più la storia dell'Atletica Sangiorgese. Momenti difficili sono stati tanti, gli ultimi soprattutto quando diciamo la mancanza della pista cominciava a essere pesante, perché 30 anni fa ci avevamo una mezza pista di asfalto, bene o male, poi quella si è sbriciolata tutta con le stuoie, ci si inciampava, tanti ragazzi, dico la verità, un po' per presunzione, un po' per altro, sono andati via perché dicendo che magari lì si allenavano male. Abbiamo dovuto fare tante volte siamo andati a fermo per allenarci magari in prossimità delle gare importanti, soprattutto in estate, perché poi un po' ci ha salvato il nostro pistino che abbiamo dentro sotto la palestra, che è stato quello lì, diciamo, una manna dal cielo. Però ecco, a livello tecnico questo qui, i ragazzi che si sono, adesso io sinceramente, a parte quelli che ha detto Dice, che hanno vinto eccetera, però non me la sentirei di fare dei nomi particolari, perché tutti i ragazzi che si allenano e continuano a stare nella nostra società sono meritevoli, tutti, i dirigenti lo stesso, perché lavoriamo soprattutto, diciamo, i tecnici, noi un po' meno, dico la verità, a livello, diciamo, vabbè, dirigenziale, però i tecnici e i ragazzi sono tutti meritevoli. E non, come ho detto anche alla festa, non voglio dimenticare le famiglie che stanno sempre dietro a noi e ci aiutano, soprattutto aiutandoci col trasporto dei ragazzi alle gare, che per noi è un peso economico non indifferente, che insieme a loro riusciamo a sostenere, insomma, ecco. Siamo in inverno, ma la Baldassarri fate sempre i campionati indoor? No, quello purtroppo, no. Purtroppo per fortuna, quelle sono state le prime indoor, io me le ricordo quando le facevamo. Inventate proprio. Sì, inventate nel 72, 73, 74. I 30 metri ostacoli. I 30 metri, 30 ostacoli, la staffetta che si faceva il giro, sono state cose che noi abbiamo vissute nella storia, però adesso no. Adesso le indoor, per fortuna, diciamo, anche se un po' di nostalgia per quel tipo di gare c'è, le gare indoor abbiamo il bellissimo impianto ad Ancona, il pala indoor, il più bello d'Italia. Quelle lì sono cose, diciamo, che rimangono nella nostra, nostra memoria. Quanti atleti ad oggi? Iscritti? Il numero preciso non lo so sinceramente, non sappiamo, non so. L'affiliazione adesso ancora stiamo partendo l'affiliazione per quest'anno, cioè. Considera che abbiamo sempre sui 120-130 ragazzi dei centri di allenamento dello sport, e poi abbiamo tutte le categorie, dalla categoria ragazzi, cadetti fino alla categoria assoluta. Noi partecipiamo sempre ai campionati federali. Cerchiamo di non far mancare mai ai ragazzi, anche con sacrifici, se parlo a livello economico, e anche di portarli il più possibile alle gare nazionali, dappertutto, ovviamente avendo i requisiti, i minimi per partecipare, però ecco, cerchiamo di non far mai mancare loro la partecipazione e la, diciamo, il confronto con gli atleti di tutta Italia, insomma. Dobbiamo dare atto a Pasquale, che era un vulcano di iniziative. Esatto. Ha detto: non abbiamo la pista e facciamo attività in piazza. E come le foto testimoniano, in piazza, a Piazza della Stazione, abbiamo fatto delle edizioni stupende, ma anche come cornice di pubblico. E ti dirò, il vantaggio è che in piazza eravamo circondati da tanta gente, chissà se al campo poi venivano, entravano, perché purtroppo le gare di atletica leggera organizzi meeting a livello incredibili, assoluti, dove puoi avere il richiamo del grandissimo personaggio, oppure ci troviamo solo gli addetti ai lavori. Con l'atletica in piazza eravamo noi che andavamo in mezzo alla gente, e poi penso che siamo stati i primi, non so se ci ha copiato qualche un altro, a fare anche atletica beach, salti in lungo in spiaggia, 40 metri di passerella
passerella sulla spiaggia, spoglie di gomma, e sono venuti atleti di valore nazionale a fare salto in lungo. Così come il progetto Renato, tutte le finali sono state fatte in piazza, o in piazza della stazione oppure nello scenario del lungomare. Un'altra caratteristica di questi nostri 100 anni. Per concludere, volevo ricordare a tutti che comunque la mostra fotografica qui a Porto San Giorgio in via Oberdan alla Sala Imperatori di fronte all'Hotel Gabbiano sarà aperta fino al 26 tutti i giorni dalle 17 alle 20, dove chi vuole, oltre che vedere le foto eccetera, può anche prendere visione del libro che può rimanere come ricordo della nostra società e darci un contributo. Grazie.